Mettiamo caso che la Terra è una palla. Mettiamo caso che i terrapallisti con le loro formule avessero in qualche modo ragione, anzi, ci hanno ragione. Mettiamo caso che nel 70 siamo stati sulla Luna. No, questo no, questo vabbè, non lo possiamo. Vabbè, lasciamolo stare un attimo questo problema della Luna. Però concentriamoci sulla Terra, sulla palla Terra. Chiudo questa parentesi perché poi la riprendiamo. Hitler era solito fare avanti e indietro per l'Antartico, per l'Antartide, insomma per il Polo, che lì aveva delle basi, aveva degli interessi. Allora, chiudiamo quest'altra parentesi, questi sono i due input, no? La Terra è a palla, ok, le formule dei terrapallisti funzionano, ok, la Luna, l'eclissi, il Sole, tutto, siamo sparati a milioni di chilometri, tutto come dicono loro, ok? Però abbiamo due parametri fondamentali da analizzare oltremodo. Il primo è che riusciamo a vedere dei fari in lontananza a distanze assurde dove la curvatura della Terra non potrebbe far vedere. E secondo almeno i calcoli che ci danno in pasto, cioè abbiamo un faro alto tot, lo vediamo da tot chilometri, che dovrebbe stare a tot metri sotto e non dovremmo vederlo, ok? Allora, se abbiamo presupposto che la Terra è una palla e abbiamo visto che Hitler si muoveva al polo, andava avanti e indietro, io magari mi viene in mente un'idea. E se ipoteticamente questa palla non fosse grande come ci dicono? Cioè, loro ci dicono che questa palla c'ha una misura, c'ha una grandezza e ci danno una formula per calcolare sta grandezza di sta palla, d'accordo? Su sta palla ci accorgiamo che con un cannocchiale, con un binocolo, vediamo cose che non dovremmo vedere. Già la miseria. Allora due sono le cose, o la Terra è piatta, oh, la palla non è così piccola, ma è molto più grande. Mi direte voi, ma Speck, dove vuoi arrivare? Scusate, sono malatissimo. Dove vuoi arrivare, Speck? Se la Terra fosse più grande di quello che noi pensiamo, e se ci fosse un complotto dove dice ok, loro sanno che la Terra è così piccola e vivono in questa parte della Terra, ma in effetti la Terra è più grande e ci sono zone che noi conosciamo benissimo dove stanno tutti gli illuminabili. Allora il discorso comincerebbe a essere un misto tra terrapiattisti e terrapallisti, cioè l'anello di congiunzione tra terra piatta e terra palla. Cioè, praticamente la Terra è una palla, ma non è grande come dicono, perché i terrapiattisti hanno visto che sul mare possono vedere i fari a una distanza enorme. Per cui loro dicono: no, se io posso vedere la distanza enorme, la Terra è piatta. Magari la Terra, contro tutte le, diciamo così, se facciamo un'analisi logica, noi dobbiamo dire, vabbè, ma dai, tutti i pianeti sono rotondi e noi siamo piatti. Com'è possibile? Vabbè, ci sta, ce lo ficchiamo a forza sto concetto. Io voglio ragionare per assurdo, ma se io vedo il faro a x chilometri, dove il faro a x chilometri io non dovrei vederlo per la curvatura, perché dovrebbe stare a y metri sotto e quindi io non dovrei vedere questo faro, è chiaro che due sono le cose. O la Terra è piatta, o la Terra non è grande come dicono.
Se la Terra fosse più grande, automaticamente le formule per calcolare la curvatura sarebbero sballate. Magari resisterebbero tutte le formule che la Terra gira, che la Luna ci sta gira attorno, che mostra sempre la stessa faccia, la Terra gira davanti al Sole. Ok, d'accordo, siamo proiettati nell'universo, le forze centrifughe sono trascurabili, quello che vi pare, però la Terra sarebbe più grossa. E per quale motivo avrebbero dovuto nasconderci che la Terra è più grande di quello che ci hanno detto? Perché probabilmente su quella superficie in più, chissà dove noi non possiamo andare, perché guarda caso i poli sono blindati, specialmente il polo sud è blindato, non si può andare. Perché non si può andare? Perché la Terra forse è più grande di quello che ci dicono. E il polo, magari, sì, c'ha questa corona di ghiaccio, ma chissà che ci sta là. Quindi ecco, per assurdo, io ho sempre detto, vorrei tanto essere l'anello di congiunzione tra terrapiattisti e terrasfericisti, e dire, se trovate delle incongruenze sulla terrasfera, ecco, trovate delle incongruenze sulla terra piatta, cioè... I terrapiattisti trovano delle incongruenze sulla terrasfera, perché? Perché col binocolo vedono il faro a 100 km e non dovrebbero vederlo. I terrasfericisti trovano incongruenze sui terrapiattisti perché dicono la Terra non può essere piatta, siamo tutti quanti sferici e adesso tu mi vieni a dire la Terra è piatta, ma la gravità, le cose... Insomma, ci sarebbe un... Cioè, quelli trovano incongruenze gli uni con gli altri. Però a me mi è venuta questa illuminazione, perché mi sono illuminabile, no? Sono illuminabile, mi sono illuminato. Mi è venuta questa idea. E se la Terra fosse più grande? Se la Terra fosse più grande, una sfera molto più grande, io con questa idea riuscirei a racchiudere tutti. E siccome che è più grande, i terrapiattisti vedono i fari a più di 100 km dove non dovrebbero vederli, perché la Terra è più grande, quindi ha meno curvatura, cioè più grande riesci ad avere un piano leggermente più piatto. I terrapallisti dice, è vero, è una palla, ci abbiamo ragione anche noi, quindi hanno ragione i terrapiattisti, i terrapallisti e andremmo in qualche modo a capire perché ci hanno nascosto che la Terra potrebbe essere più grande, visto che Hitler andava là, andava e veniva dal Polo Sud, che Hitler andava, veniva e comunque anche personaggi di un certo spessore, ministri, politici di alto rango vanno e vengono e comunque stanno proteggendo questi posti. La Terra è più grande, ci sono questi posti dove magari loro controllano la popolazione. Sterminiamo, uniamo le razze, DNA, esperimenti genetici. Noi, scie chimiche, molti mi hanno detto, ma perché? Questi buttano le scie chimiche, no? Questi che comandano il mondo buttano le scie chimiche, che fanno? Si avvelenano anche loro? E può essere che loro hanno la casa là. Può essere pure che loro non stanno qua. Vengono ogni tanto, fanno l'apparizione e tornano là. E questo è il concetto, il seme che io voglio buttare. Ragioniamoci un attimo su. Perché io vi ripeto, io sono sempre stato. Ho sempre detto che vorrei essere l'anello di congiunzione per cercare di capire entrambe le fazioni, perché, parliamoci chiaro, anche io ho studiato, contrariamente a questi quattro personaggetti che stanno qui e vengono nella mia chat a dire che scuola c'hai, ce l'hai la terza media. Io ho studiato, quindi so benissimo che molte formule reggono, ma non tutte. Non tutte reggono di queste formule, non tutte reggono, ecco perché sto qua. Poi loro ovviamente mi sottovalutano, perché? Perché io parlo tutto slangato, tutto stracciato, faccio il pazzo,
Ed è giusto che loro superficialmente pensino quello che vogliono su di me, non mi interessa. Ma quello che voglio dire io è che ci sono delle evidenze. I terrapiattisti su certe cose ci hanno ragione, i terrapallisti su certe cose ci hanno ragione. Quindi qua, gatta cicova, anche gli illuminabili che se ne vanno sempre al polo, di nascosto, lo proteggono. Cioè non si può sorvolare queste traversate che vanno e poi tornano, ma mai attraversano sto polo. Allora la Terra potrebbe essere più grande, magari apparentemente piatta perché è molto più grande, quindi posso vedere, è apparentemente sferica perché comunque diventa sferica come tutti gli altri pianeti. Ecco, che la differenza tra uno che ha studiato e ha 16 lauree e pensa di essere fervido e intelligente, e uno che ha la quarta elementare come me, che ha la terza elementare, come si fa tre? Così, c'ho la terza elementare e viaggio con la mente. Viaggio con la mente, allora qualcuno adesso dirà: ah sì, è vero, viaggi con la mente, perché giustamente stando al centro trovi avversità sia dai terrapallisti che dai terrapiattisti, cerchi di in qualche modo, però io sono lo spettro maledicto, io vado per la mia strada. Ragioniamoci su, ragazzi, ragioniamoci su, perché le incongruenze da entrambi i lati ci sono e sono veramente tante. Spettro maledicto.